Quartieri della strada si apre una voragine in via dei Borgogelli a Fano, residenti evacuati e tratto chiuso al traffico. Scarsa visibilità e alta velocità, attraversare la strada è pericoloso. I residenti di Rosciano e Poligioni dell'Udici chiedono interventi urgenti sulla rotatoria di via Moriconi. Qui devono intervenire anche perché se succede un guaio grosso e irreparabile, anche quello che è la mia segnalazione diventa poi una denuncia. Al Lido di Fano ho trovato morto un cormorano, per qualche residente è stato ucciso sabato notte. Si attende l'esito degli esami dei veterinari del CRAS. 3 chilometri di bancarelle, buoni affari, migliaia alla fiera di San Nicola a Pesaro che registra numeri pre-Covid. La fiera di San Nicola è memorabile, che io da piccolina sono sempre venuta. 10.000 brodetti serviti ed eventi che hanno registrato il tutto esaurito, si è conclusa con successo la 20ª edizione di Brodetto Fest dedicata alla zuppa di pesce più golosa dell'Adriatico. Qualità, sostenibilità e miglio zero, il comune ha presentato il progetto Fano Gastronomica alla strada dei ristoratori al mare di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la voragine che si è aperta in via dei Borgogelli nel centro storico di Fano a causa di una rottura alla rete idrica. Il cedimento ha interessato la strada di fronte all'immobile del civico 55 attualmente inabitato, ma per precauzione i vigili del fuoco insieme al comune di Fano hanno dichiarato inagibili i civici 53A e 57. I residenti di quest'ultimo sono stati fatti evacuare nel pomeriggio. I tecnici comunali e quelli di ASET hanno lavorato per ripristinare la falla e riaprire il tratto viario che è stato chiuso al passaggio veicolare e pedonale. Ma per gli aggiornamenti siamo in collegamento con il vice sindaco Cristian Fanesi. Eccolo qua, buonasera vice sindaco. Buonasera a tutti. Intanto le chiedo qual è la situazione, i residenti sono rientrati nelle abitazioni? No, non sono ancora rientrati, sono stati accompagnati, aiutati dal Comune di Fano, hanno trovato alloggio in maniera indipendente e rientreranno domani, speriamo, comunque i prossimi giorni, non appena ASET insieme al Comune di Fano avrà sistemato questa voragine che appunto si è aperta questa mattina, ma ancora diciamo i lavori sono iniziati nel pomeriggio e dureranno almeno la giornata di domani in maniera tale che si possa ritornare presto, possano tornare tutti presto nelle loro abitazioni. Da che cosa è stata provocata la rottura? Le tubazioni necessitavano già di una manutenzione? Dalle notizie che ho, no, è una banale, nel senso può succedere, perdita di un allaccio di una civile abitazione, segnalato tempestivamente dai cittadini e ASET è intervenuta subito. Ricordo ad esempio che le reti dell'acquedotto in centro storico sono state recentemente sistemate, quindi si trattava soltanto di un banale intervento, ma all'atto di apertura diciamo dello scavo necessario per poter riparare il tubo si è creata una voragine molto 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 importante che ha interessato sia la strada pubblica che diciamo la superficie sotto la residenza del civico 55. D'altra parte i fanesi lo sanno, lo sappiamo tutti, il sottosuolo del comune di Fano nel centro storico riserva molte sorprese ed è possibile che sia crollata anche a causa di questa rottura dell'acquedotto una volta che appunto era nel sottosuolo, oppure ci siano stati dei problemi a una grotta che, come si sa, a Fano ce ne sono tantissime nel sottosuolo. Quindi questa apertura è stata una voragine abbastanza ampia. ASET e il Comune di Fano stanno facendo le indagini che servono anche per capire cosa sia successo, però è una voragine diciamo piuttosto ampia che ci ha dovuto far chiudere la strada e ha dovuto far allontanare i residenti solo a titolo precauzionale per mettere in pristino tutto quello che diciamo la sicurezza delle abitazioni prima di tutto oltre che della strada. Certo, dunque lì sotto, da come abbiamo capito, potrebbe esserci una grotta, ma proseguiranno tutti gli accertamenti, anche i lavori nella giornata di domani, quindi sindaco, vice sindaco, ci aggiorniamo.
anche per capire Certamente ci come si va. aggiorniamo. Io credo a questo punto che possa essere una volta creata dall'uomo che è crollata a seguito della perdita, il materiale si è disperso e quindi questa volta è crollata. Non niente di grave, succede a Fano, speriamo di poter ripristinare la strada nel più breve tempo possibile. Bene, certo, l'importante è che non ci siano feriti. Grazie a Cristian Fanesi, assessore all'urbanistica del Comune di Fano e vice sindaco. Grazie mille per questo aggiornamento. Noi ci spostiamo a Rosciano di Fano, dove i residenti segnalano la pericolosità della rotatoria di via Marconi. Tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci. Nel quartiere di Rosciano a Fano c'è una rotatoria che per attraversarla è un terno al lotto. Stiamo parlando della rotonda realizzata in occasione delle opere compensative in via Valeria Moriconi, posizionata davanti al sottopasso autostradale. Nei giorni scorsi gli abitanti ci hanno segnalato la pericolosità di questo tratto stradale a causa della poca visibilità causata dalle barriere antirumore e dall'eccessiva velocità delle auto. Infatti, come ci spiegano e come riportiamo anche da questa grafica, auto, moto o mezzi pesanti che provengono dalla Flaminia verso il Codma non accennano a diminuire il passo una volta arrivati a Rondò, mettendo a rischio e pericolo gli utenti in arrivo dal centro di Rosciano che, per appunto la mancata visibilità, devono addentrarsi nella rotatoria. È importante fare subito qualcosa, hanno detto, prima che succeda l'irreparabile. Questa è la seconda volta che evidenziamo questo pericolo e ancora non c'è nulla di fatto. Praticamente chi arriva da monte verso mare arriva alla rotatoria completamente cieca e attraversando potrebbe succedere qualsiasi pericolo. Perciò noi per l'ennesima volta stiamo rivendicando che qualcuno almeno ci ascolti e passi insomma, ai fatti per rendere questa rotatoria, diciamo, più fruibile e meno pericolosa per i cittadini di Rosciano e anche di altri. Questo pezzo di strada ad alto scorrimento non è munito neanche di attraversamenti pedonali. Forte il messaggio dei residenti che, nonostante email e segnalazioni inviate al comune, non hanno ricevuto risposta. Secondo voi quali potrebbero essere alcune soluzioni? Uno tra questi potrebbe essere quello di togliere la parte, diciamo, la parte coperta dell'angolo sulla strada che dà verso Rosciano. Diciamo che questo è il punto più pericoloso, anche perché non avendo visibilità, più volte è capitato a me lo stesso, insomma, di vedere queste macchine che sfrecciano senza guardare nessun tipo di cartello e ci troviamo, insomma, a fare delle frenate, ci ritroviamo in mezzo alla rotatoria, quindi è molto facile che nel breve, insomma, possa succedere qualcosa. Questo problema è anche un problema molto gravoso, anche perché questa strada è molto frequentata anche dai bambini che si dirigono verso il centro della città per andare a scuola, quindi con biciclette. A denunciare questo tratto pericoloso è anche Stefano Pollegioni, che nei mesi scorsi ha già inviato una lettera di segnalazione al sindaco di Fano e al prefetto di Pesaro. Urbino. Noi non sappiamo la bretella di via Moriconi e se, di chi è la proprietà e chi è la responsabilità, perché questa strada ha una storia, doveva essere terminata, dopodiché collaudata, dopodiché dalla società autostrade doveva passare di proprietà al comune. Quindi ad oggi non sappiamo quello che è stato fatto. Sappiamo soltanto che c'è un grande pericolo in questa rotatoria, i cittadini si sono lamentati e lamentano da tanto tempo. Io sono intervenuto il mese di maggio con una segnalazione in posta elettronica certificata al sindaco. Ho informato il prefetto, ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Vorrei dire a chi è responsabile, comunque sia, che qui devono intervenire, anche perché se succede un guaio grosso e irreparabile, anche quello che è la mia segnalazione diventa poi una denuncia. Questo è chiaro. Quindi noi stiamo aspettando di avere risposte da chi è responsabile di questa strada, stiamo aspettando di avere risposte che è giusto che vengano date ai cittadini che ogni giorno in questo incrocio rischiano dei pericoli. Invece, in via dello Squero a Lido di Fano, una reporter di strada ieri mattina ci ha segnalato la presenza di un cormorano morto che secondo lei sarebbe stato ucciso da qualcuno. Vediamo il video. Allora, il video sarebbe stato sicuramente meglio avervelo inviato questa notte, durante il caos, ci saranno stati, non lo so,
una cinquantina di ragazzi che urlavano, bestemmiavano e quant'altro. E stamattina, oltre vabbè, allo sporcizio e lasciata, ci ritroviamo anche con questa, che è la natrina del canale, che saliva e ce l'hanno uccisa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno delimitato l'area, ma anche i veterinari del CRAS che hanno prelevato l'animale per eseguire accertamenti sulle cause della morte. Ed ora passiamo ad altre segnalazioni. Da Sant'Orso ci hanno inviato questa fotografia per segnalare un gioco per bambini rotto e pericoloso nella piazzetta del centro commerciale. Invece a Torrette un telespettatore segnala l'incuria e il degrado di questo accesso pedonale che porta alla spiaggia. Probabilmente al comune di Fano non importa nulla di Torrette, ci ha scritto il reporter, però i soldi dai contribuenti li vuole. Negli ultimi anni, da prima del Covid, non ho mai visto un operatore pulire. Ho sentito molti turisti, ha concluso, e anche loro dicono che è una indecenza. Ancora cronaca, due incidenti tra auto e moto si sono verificati oggi a Fano. Il primo senza feriti è accaduto alle 11.30 in via Papiria. Il secondo invece è avvenuto alle 17 lungo la strada nazionale adriatica Ponte Sasso di Fano. Alla guida della vettura c'era una 62enne di origine straniera ma residente a Fano, che nello svoltare a sinistra verso il distributore di carburante ha colpito la moto condotta da un fanese di 48 anni. L'uomo stava percorrendo la statale ma in direzione opposta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti il 118, che ha trasportato il motociclista all'ospedale Santa Croce, e la polizia locale per i rilievi di legge. La famiglia di Aristide Iacchini, l'ex presidente dell'Alma Juventus Fano, deceduto la scorsa settimana all'età di 76 anni, ringrazia l'intera città per la vicinanza dimostrata e per i tanti messaggi di cordoglio pubblicati anche sui social. I tifosi granata ieri hanno dedicato questo striscione a Iacchini durante la partita di calcio che, tra l'altro, l'Alma ha vinto in casa contro il Pineto. Cambiamo argomento, si chiude questa sera la Fiera di San Nicola a Pesaro, migliaia di persone hanno affollato il lungomare a caccia di affari, soddisfatti anche gli ambulanti nonostante il costo rincarato del posteggio. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio con l'intervista che ha realizzato ieri Cristiana Guerra. 3 chilometri di bancarelle e numeri pre-Covid per la Fiera di San Nicola, uno degli appuntamenti più attesi dai pesaresi ed evento di richiamo per i turisti del centro Italia. Alla base del successo c'è la varietà espositiva pensata per tutti, dall'abbigliamento all'artigianato fino alla gastronomia, un mix tra passato e innovazione che ogni anno si arricchisce di una nuova cornice con animazioni e attività per i bambini. Abbiamo trovato qualcosina, sì, dai, abbiamo un giubbottino, una maglia, qualcosa si trova. Ci sono dei buoni prezzi? Sì, ottimi. Voi siete di Pesaro? Nella zona. Anche la giornata di ieri ha fatto il pieno di visitatori sin dal mattino. Infatti le forti piogge e il vento che si sono abbattuti per meno di un'ora non hanno scoraggiato le migliaia di persone che hanno affollato il lungomare. Sul fronte sicurezza è stato fondamentale il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine. La nostra postazione all'interno della fiera Viale Trieste e Angolo Zara è appunto un punto di riferimento, ma proprio è un punto cruciale dal punto di vista tecnico, perché è sede del COC ed è punto di incontro di tutte le forze di polizia che iniziano il servizio da qui e poi lo riterminano qui, in modo da creare il coordinamento necessario in questi grandi eventi. Come sono andati questi giorni? Allora, la fiera è iniziata ieri, quindi siamo esattamente più o meno a metà. È andata bene, non abbiamo avuto problemi di venditori abusivi, che era un problema degli anni precedenti. E il nostro COC qui, insomma, la nostra postazione ha supportato ed aiutato dei bambini che si sono persi ieri pomeriggio, per cui insomma è stato un servizio utile. Soddisfatti anche gli ambulanti, nonostante i rincari del posteggio, con aumenti della tariffa che vanno dai 25 ai 50 euro. La gente di Pesaro è tanto soddisfatta, anche adesso i complimenti, perché noi abbiamo tutta produzione nostra a livello, insomma, casareccio, anche le salsicce che stiamo cuocendo. Siamo soddisfatti, benissima, buona fiera, siamo tanto contenti. Di dov'è lei? Sono del Marocco, vengo da provincia di Pesaro, diciamo, no? Quest'anno la fiera... Il sabato c'era poca gente, diciamo, poco a fare, no? Le cose vanno un po' così, non è... come le altre anni era meglio, diciamo.
Diciamo, vediamo una leggera ripresa, fortunatamente, nonostante i costi alti che oggigiorno ci sono dappertutto e affliggono un po' tutto quanto la gente, però la risposta alle fiere è stata importante. Qual è il prodotto che vendete di più? Quest'anno abbiamo portato delle grandi novità, principalmente delle verdure disidratate che sono essiccate e ne vendiamo tantissime. È un prodotto molto apprezzato dai nostri clienti. Un prodotto naturale, biologico, al 100% diventa idrorepellente all'acqua quando lo usi, tipo sulle vasche da bagno, vetro docce, sanitari. Comunque ti faccio vedere, quando lo usi fa una schiuma e non rovina la pelle. Rubinetterie, vasche da bagno, gli fai un paio di passate per rendere la protezione al 100% idrorepellente all'acqua. Guarda quando risciacquo con l'acqua, questa è proprio la novità della fiera. Diventa idrorepellente. Prova a passare il dito, è asciutto. Fai una prova, è asciutto. Poi se eventualmente hai delle pianicolture incrostate, induzione, vetroceramica, flagranite, si va a tamponare il prodotto lasciandolo agire qualche secondo senza usare le spugne, diciamo, abrasive, usiamo solo quelle mobili. Nel frattempo, se abbiamo qualche metallo, acciaio, argento, ottone, andiamo a insaponare il prodotto, viene fuori l'ossido del metallo, lo risciacquo con l'acqua e l'acqua si stacca perché diventa idrorepellente. La prova del 9 è quella che, diciamo, sciocca un po' tutti, è la facilità e la rapidità con cui vado a pulire e igienizzare un piano cottura in acciaio, induzione o vetro, vado a risciacquare con il grosso della spugnetta e asciugando non ti crea aloni in casa, lava e lucida senza aloni. Direttamente non faccio fatica. Dunque la fiera è tornata tra conferme e novità, un'occasione per fare un pieno di acquisti, buon cibo e divertimento. Una collanina, questa mi piace. L'ha trovata a buon prezzo? Sì, sì. Viene tradizionalmente alla fiera di Pesaro o la prima volta? No, vengo sempre, sono qui di Pesaro, quindi. Sì, abbiamo trovato un sacco di cose carine, anche i prezzi sono abbastanza accessibili e adesso continueremo il nostro giro. Sull'abbigliamento oppure cose per la casa? Sull'abbigliamento, noi cerchiamo l'abbigliamento. A poco prezzo, ma che faccia la propria figura. E qualcosa di specifico? No, da comprare. Però i prezzi sono buoni, quindi sì, abbordabili. Si fa una passeggiata anche per stare insieme, è molto, molto carino sempre. Siamo a caccia del banco a cui siamo affezionati. E quale? Relativo all'abbigliamento? Sì, cosa? Sì, abbigliamento. Facciamo un giretto. Un paio di scarpe, sì. L'ha trovata a buon prezzo? Sì, ottimo. 30 euro, quindi sono molto contenta. Un paio di scarpe di pelle, da eleganti, da ragazzo, sono molto contenta. Mi piace molto che tutti gli anni vengo, sto bene. La fiera di San Nicola è memorabile, che io da piccolina sono sempre venuta. Sì. Passo la mezza giornata guardando le bancarelle, quello che c'è, insomma. Ti stavi interessando alle scarpe? Sì. Sono carine? Sì, molto, molto. Pensi di acquistarle oppure ritornare? Adesso ne provo un paio e poi decido. Sì, anche se comunque ho visto i prezzi più o meno sono come i negozi comunque. Ha riscosso un grande successo di pubblico anche il Brodetto Fest, l'evento dedicato al piatto simbolo dell'Adriatico. Con 10.000 brodetti serviti e il tutto esaurito degli eventi in programma, si è chiusa con successo la 20ª edizione di Brodetto Fest. L'evento, che si è svolto dal 9 all'11 settembre al Lido di Fano, si è confermato l'appuntamento nazionale capace di portare alla ribalta la zuppa di pesce più gustosa d'Italia. La soddisfazione massima, ha commentato Pier Stefano Fiorelli, presidente di Confesercenti Pesaro Urbino. I numeri parlano chiaro, ha detto, e siamo determinati ad andare avanti su questa strada. 20 anni di un percorso che ci ha portato ad individuare tante risorse della città, tante eccellenze della città, a cominciare da quelle marinare, e oggi hanno portato a individuare non un piatto soltanto, ma una città e le sue tradizioni millenarie, quando parliamo di pesce e di marineria, all'attenzione dei media, all'attenzione internazionale di tutti. E questo vuol dire che abbiamo 20 anni, abbiamo lavorato bene, ma credo che ancora ci sia ancora un percorso molto lungo da fare. Oltre ai tanti fanesi erano presenti turisti provenienti soprattutto dalle regioni del centro, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. Complici le giornate di sole e le temperature estive, ma decisiva è stata la scelta di un programma ricco di eventi come incontri, degustazioni e cooking show con grandi nomi dello spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana. Occasione di promozione della nostra città, del nostro territorio, dei nostri prodotti, delle nostre
eccellenze, ma anche un modo per valorizzare le nostre tradizioni, la nostra cultura, il rapporto che la città e le persone hanno con il mare. Quindi un momento bello da vivere, un momento di grande valorizzazione, una bella festa, un bel Prodet Fest. Tutte le iniziative sono state partecipate e apprezzate dal pubblico, prese d'assalto anche le prenotazioni per le due uscite con Brodetto Bot insieme al professor Corrado Piccinetti, così come l'area dedicata ai più piccoli, realizzata in collaborazione col Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con giochi, laboratori e spettacoli. Ma il festival non finisce qui, perché dal 17 settembre al 23 ottobre torna fuori Brodetto, l'iniziativa collaterale che coinvolge i ristoranti della provincia di Pesaro Urbino, dove sarà possibile degustare il piatto simbolo dell'Adriatico al prezzo convenzionato di 20 euro. Se c'è un segreto in cucina, o se è vero che ogni chef ne ha uno, il tuo in parte ce lo puoi svelare? Certo, è molto semplice, l'amore. Bisogna metterci, quando si cucina bisogna metterci amore, passione e cucinare per la voglia di farlo, divertendosi e soprattutto cercando, come dico sempre ragazzi, di far star bene i clienti. E nell'ambito del Brodetto Fest è stata presentata Fano Gastronomica. Vuoi ritrovare il sapore autentico del pesce appena pescato? Scopri Fano Gastronomica, la rete dei ristoranti del mare di Fano. È nato a Fano il primo circuito dei migliori ristoranti a base di pesce a miglio zero, una rete che riunisce locali dedicati alla ristorazione di qualità al fine di innalzare lo standard dell'offerta, tutelare i consumatori e valorizzare chi lavora tanto e bene secondo i canoni che rispettano le tipicità ittiche locali. Il progetto, promosso dall'assessorato al turismo del comune di Fano, è stato presentato domenica pomeriggio all'interno della manifestazione Brodetto Fest. Scopri i sapori. Vongole alla purezza, bombolini in forchetta, razza con peperoni, spaghetto alle vongole, tagliatella con sugo di sogliola, brodetto, grigliata, frittura di paranza. Scopri la rete dei ristoranti del mare di Fano. L'adesione dei ristoranti avviene con l'impegno ufficiale al rispetto delle norme previste dal disciplinare redatto dal Comune, con lo scopo di promuovere la sostenibilità e la valorizzazione dei mestieri legati al mare e al cibo, tramite il coinvolgimento di una commissione composta dal medico e gastronomo Fiorenzo Giammattei, dal professore di biologia marina Corrado Piccinetti e dal sommelier ed esperto di gastronomia Otello Renzi. Il Comune di Fano prevede il riconoscimento. La gastronomia è una delle caratteristiche, una delle identità più importanti del nostro territorio, ma dobbiamo saper lavorare meglio insieme e saper comunicare meglio insieme qual è la nostra enogastronomia. Ecco perché nasce questo progetto Fano Gastronomica, che partirà da una rete di ristoranti del mare. Oggi ci sono 10 ristoranti che rispettano un disciplinare che è stato creato insieme degli esperti gastronomi, un disciplinare che oggi vede la possibilità che questi ristoranti utilizzano piatti con pescato locale, quindi pesce dell'Adriatico o comunque dei piatti della tradizione. Ecco, da oggi chi viene nella nostra città seguendo i ristoranti di Fano Gastronomica potrà effettivamente assaggiare i piatti della tradizione. Ma non sarà soltanto questo, perché insieme a questi 10 ristoranti, insieme all'associazione di categoria, insieme alla commissione di esperti, lavoreremo per far crescere questo progetto e per valorizzare tutta la gastronomia della città. Da 30 anni in vacanza a Ponte Sasso di Fano, Rosario Novena, pittore e artista, ha deciso di donare due sue opere all'amministrazione comunale. Un gesto davvero pieno di affetto, ha commentato il sindaco Seri. Quando vedi Fano è amore a prima vista, ne è testimonianza. Rosario, che da tanti anni sceglie la nostra città per le sue vacanze. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e che mi hanno accolto, ha spiegato l'artista. La serenità, il mare, il buon cibo sono ingredienti che mi hanno spinto ad acquistare una casa a Ponte Sasso, dove trascorro il periodo che va da maggio a settembre. Ho voluto omaggiare sindaco e l'amministrazione, ha concluso, perché si deve essere grati ai luoghi e alle persone che ti fanno stare bene.
E chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo l'appuntamento per domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.